Ciao ragazze, allora oggi vi voglio parlare della My Beauty Box che mi è arrivata oggi tramite Corriere Bartolini, il mio corriere preferito, e si presenta così, scusate, con questa scatola rossa che insomma ha per chiuderla una striscettina di cartone con una linguettina che voi andate a tirare, si apre e trovate la box. Faccio vedere. Mi è piaciuta tantissimo la box perché è nera, lucida, di un cartone resistentissimo che sicuramente la vado ad utilizzare per qualche altro scopo, insomma, o magari ci vado a mettere le palettine che ho sulla cassettiera che non ci entrano. E all'interno si presenta così con questa lettera, insomma, di benvenuto e la carta con il loro simbolino. Molto carina, devo dire. E mi è piaciuta anche la lettera perché oltre, vabbè, a darvi il benvenuto, vi parla dei prodotti che andate a trovare al suo interno dell'azienda, del marchio, perché io ad esempio la Beauty Green non la conoscevo come azienda, come prodotti. Vi parlano della loro collaborazione, insomma, che hanno avuto con la Uniest, che il loro che uno dei suoi marchi di punta di questa azienda qui è proprio la Beauty Green, che sono prodotti fisiocosmetici. E vi spiega anche cos'è la fitocosmesi, che io non conoscevo sinceramente. E poi vi descrive i prodotti che andate a trovare all'interno della box con gli ingredienti e insomma vi spiega che sono comunque tutti prodotti naturali perché lo scopo della fitocosmesi è proprio abbinare bellezza con la bellezza con la natura. E ovviamente poi per questo mese qui eccezionalmente la My Beauty Box ha dato un duplicato, ha dato anziché un prodotto, ha mandato due prodotti per ogni prodotto insomma che andiamo a trovare. Quindi se voi decidete di, che ne so, andate a prendere questa box, potete dare gli stessi prodotti a vostra madre, a vostra sorella, a un'amica. Ci stanno due di ogni prodotto praticamente, eccezionalmente per questo mese. E poi dietro un'altra cosa che mi è piaciuta è spiega sia il trattamento viso che il trattamento corpo, perché all'interno andiamo a trovare due trattamenti, sia per il viso che per il corpo, e lo spiega in maniera dettagliata. Addirittura vi dice quando bisogna lasciare in posa la maschera, cioè mi è piaciuto perché è davvero molto, molto curata come descrizione, insomma. Mi piace, insomma, che magari una ragazza trova questi prodotti o non sa come utilizzarli o insomma sa come utilizzarli, però non sa il tempo di posa della maschera, non sa, non lo so, come se può utilizzare un determinato prodotto in un altro modo, trova insomma questo foglio illustrativo che è molto utile. Allora, vi faccio vedere all'interno la box che ha questa carta velina nera molto elegante, devo dire. E anche questi tipo coriandoli, li chiamo coriandoli di questa carta, insomma, così. E all'interno devo dire c'è un botto di prodotti. Io quando l'ho aperta sono rimasta esterrefatta. Ci sta davvero tanti tanti prodotti. Allora, inizio subito con il trattamento viso e il primo prodotto che vi faccio vedere è il peeling vegetale, che sarebbe insomma una crema esfoliante con burro di karité biologico, olio di crusca di riso, oli essenziali di rosmarino e limone e polvere di mandorle dolci. Questo qui praticamente si applica sul viso, lo massaggiate insomma leggermente e poi lo andate a risciacquare con l'acqua tiepida. È una sottospecie di scrub
penso, ma un pochettino più leggero. Non so se lo potete usare in abbinanza, come direbbe mia petta, con una, la spugnettina per la skin care, tipo il panno. Io ho il panno viso, non so se lo uso in abbinanza con il panno o lo uso a solo. E comunque questi sono i primi prodotti, insomma, del trattamento viso. E voglio fare, insomma, una considerazione: ogni cremina di questa è 30 ml. Se, insomma, voi non andate a regalare quest'altro prodotto qui a chi che sia, ma ve lo tenete per voi, avete 60 ml di prodotto, e non è poco, è quasi una confezione. Quindi direi che è stata molto carina come idea. Come secondo trattamento dopo il peeling per il viso, troviamo la fitomaschera all'alga spirulina, che io adoro il nome. Spirulina è molto, mi ricorda Sbirulino di quando ero piccolina, che va con la Mondaini. Ma passiamo, non, insomma, usciamo fuori da, non ci perdiamo. La fitomaschera, dicevo, la fitomaschera l'alga spirulina mineralizzante e riequilibrante con alga spirulina, arancia dolce, olio di crusca di riso. Ha sempre la confezione da 30 ml ed hanno tutti quanti una scadenza di 12 mesi. Dietro la confezione trovate la descrizione del prodotto e l'inci, che purtroppo non viene messo bene a fuoco perché comunque è scritto piccolino. Al limite, se vi interessa, mi scrivete un commentino e vi scrivo, insomma, l'inci pari pari dietro al prodotto, perché non so come farvelo vedere. So che molte ragazze ci tengono all'inci e devo dire, per quel poco che ne capisco, che per esempio di meticone, paraffinum liquidum, eccetera eccetera, non sono presenti in questi prodotti, ma nella lettera tendono proprio a specificare che sono comunque tutti prodotti naturali. Quindi poi, dopo la fitomaschera, che va tenuta 15-20 minuti e poi viene, insomma, bisogna sciacquarla con acqua tiepida, andiamo ad applicare la crema agli acidi della frutta idratante e rigenerante con acido citrico, acido lattico ed acido glicolico. Anche queste qui sono una confezione da 30 ml, una scadenza di 12 mesi, e anche qui troviamo la descrizione del prodotto e l'inci, cioè questo qui. E sono molto incuriosita da questa crema qui, perché ho letto che è particolarmente indicata per le pelli secche, ma anche le miste grasse. Io sono contenta perché è particolarmente indicata per le pelli secche, che idrata. Io ho la pelle molto secca, ho una pelle, insomma, bruttissima, tendente al secco, che è una meraviglia, e sono veramente curiosa di provare questi prodotti qui e anche farmi la maschera, perché vi dico la verità, io non ho mai fatto una maschera in vita mia e sono curiosa di provare. E tra l'altro voglio vedere se riesco ad utilizzare questo peeling vegetale in abbinanza al panno della Longé che ho trovato nella Sugar Box, perché più o meno il campioncino della Longé è tipo peeling, tipo questo coso qui. Voglio, insomma, provare questi prodotti per la skin care. E poi, per ultimo, abbiamo il kit per il corpo. E abbiamo una crema cellulite fibrosa riducente e coadiuvante nel trattamento della cellulite con fucus, salvia, cannella, capsico, edera, menta, canfora e trementina. Spero di aver pronunciato bene gli ingredienti. E questa crema qui va applicata dopo queste goccine. Voglio far notare che hanno avuto anche cura a imballare queste goccine qui, perché hanno la confezione in vetro e si potevano rompere. E questo è un complesso sinergico riattivante, va utilizzato, insomma, nelle zone dove voi avete la cellulite, e massaggiare fino a completo assorbimento del prodotto. Poi andate a prendere la crema, fino a quando non si crea quello strato bianco, andate a massaggiare bene forte nella zona che insomma vi occorre, fino a completo assorbimento del prodotto.
E questo, insomma, è tutto quello che ho trovato nella My Beauty Box di novembre. Prima di chiudere, voglio ringraziare lo staff della My Beauty Box che mi ha dato la possibilità di recensire la box, ricordo, in particolare Marco. Ricordo che comunque sono prime impressioni, io non ho ancora provato niente, però vi ho fatto tipo un video haul di quello, insomma, che trovate all'interno della box. Poi ovviamente più in là vi farò sapere come mi ci sono trovata con i prodotti. Ci tengo a precisare anche che non sono stata pagata per fare questa recensione o quant'altro. E niente, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!